Cari amici di Antenna Sud, ben ritrovati al consueto appuntamento con le minime e le massime astrologiche di segno per segno. Per l'Ariete si prevede tempo incerto. Le vostre intuizioni sono giuste, anche se forse un po' frettolose. Seguite la strada indicatavi dal cuore, ma non trascurate alcuni dettagli che potrebbero rivelarsi importanti. Mari agitati per i nati del Toro. Avete bisogno di vivere emozioni più intense e più profonde, ma le persone intorno a voi sembrano non capire questa vostra esigenza. Le incomprensioni saranno all'ordine del giorno a causa della presenza della luna dissonante. Per i Gemelli, cielo coperto. Mercurio vi priva di quella che solitamente è la vostra arma migliore, la brillantezza intellettuale. Oggi non vi sentirete particolarmente socievoli, anzi avrete la tendenza a starvene in disparte e a fuggire la compagnia. Venti il rinforzo per i nati del Cancro. La luna vi porta ad avere contatti con persone interessanti anche al di fuori del vostro abituale giro di conoscenze. Potrebbe trattarsi di persone misteriose ma molto affascinanti, probabilmente di un segno d'acqua. Per i nati del Leone, foschia. Oggi la diplomazia non sarà il vostro forte, dovrete trattenervi a stento dall'arrabbiarvi. L'orgoglio che vi caratterizza è una brutta bestia. Cercate di smussare alcuni lati oscuri del vostro carattere. Nuvoloso per i nati della Vergine. Le vostre proposte, le vostre iniziative sono buone, solo che dal punto di vista pratico le cose non riescono a concretizzarsi come vorreste. Non mollate. Nebbia per i nati della Bilancia. Non fate gli struzzi, nascondere la testa sotto la sabbia non vi porta a un bel niente. Qualcosa vi riempie di paure e di dubbi difficili da mandare via. Un po' di paura è comprensibile, ma tenetela a freno. Per i nati dello Scorpione, alta pressione. I nuovi incontri sono a portata di mano per oggi. Chi è single non rimarrà tale ancora a lungo, mentre chi è in coppia dovrà fronteggiare alcune tentazioni pericolose. Venti tesi per il Sagittario. I pianeti vi lanciano in orbita, soprattutto se siete nati nella prima decade. Le vostre idee sono innovative ed eccentriche, non tutti sapranno apprezzarle nel modo migliore. Per i nati del Capricorno, giornata serena. A chi vi accusa di essere freddi e insensibili, saprete dimostrare quanto si sbagli. Oggi vi verrà data su un piatto d'argento la possibilità di dimostrare quanto tenete alle persone che vi sono care. Per l'acquario la situazione è variabile. Ogni incertezza potrebbe essere superata, ma solo se prenderete coscienza delle vostre capacità. Dovreste farne uso per ridare vita ad un progetto ambizioso. Giornata di sole per i pesci. Ricca giornata di stimoli, quella che vi aspetta. Segnatevela sul calendario. La luna vi permette di coltivare hobby e vi aiuta ad impratichirvi al computer o ad altri congegni tecnologici. E io vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento con le previsioni di segno per segno torna domani mattina. Vi ricordo che potete rivedere i nostri video consultando la bacheca Facebook o il nostro canale dedicato YouTube. Arrivederci e buon proseguimento.